Cari amici, buongiorno, ben trovati al consueto angolo della cultura del giovedì. Stamani parliamo di cultura, di turisti e poi parliamo anche di musica lirica. Cominciamo con Federica Olla, che abbiamo ospite qua in studio. Ringrazio di essere Buongiorno, venuta. grazie a Buongiorno voi. Federica, e che ci parlerà un po' del suo rapporto con i turisti, di come i turisti approcciano alla città, alla cultura di una città abbastanza difficile, spesso da comprendere, ma a volte deliziano le guide, ma non solo le guide, anche tutti, con delle perle di saggezza, potremmo definirle abbastanza divertenti. Ce ne racconterà qualcuna, perché ha pubblicato un articolo dal titolo Stupidario del turista su una piccola edizione che non è che di un libro fuori commercio. E poi parleremo con Samuele Simoncini, che sarà su Skype, perché lui ovviamente si collegherà da Torino, dove vive. Samuele è un senese della Chiocciola, che fa musica e è un tenore apprezzato a livello nazionale, ma poco conosciuto a Siena, come spesso succede in questi casi. Cominciamo con Federica. Allora, il tuo lavoro. Intanto, perché hai scelto di fare la guida? Lo sai che è Subito arrivata. le domande difficili, almeno. È arrivata un po' quasi per conseguenza di quelli che erano stati gli studi che avevo fatto. In realtà Ho fatto lingue, ho giusto? fatto lingue, lo scoprì a terza media di avere questa predisposizione ad imparare le lingue. Io avrei voluto fare ceramica come la mia mamma, quindi seguire le orme materne. In realtà la professoressa francese disse: perché ceramica? Cioè, l'unica materia in cui ha la sufficienza è il francese, per cui decisi di continuare a fare il linguistico. Ecco, tu vieni da una famiglia di artisti, Sì. ricordiamolo, dai, dillo, dillo. Artisti, artigiani, insomma, la mia mamma artigiana fa ceramica dal 69, anzi da anche prima, perché aveva imparato da ragazza e poi ha messo su il suo piccolo laboratorio a Massa Marittima, che poi è cresciuto e le ceramiche San Bernardino ancora oggi sopravvivono nonostante tutti Le questi anni difficoltà. e anche le difficoltà. Mio babbo è, vabbè, è scultore, Non diamolo per scontato pittore. perché il canale 3 va molto oltre Siena, va È su un po' anche YouTube. colpa sua se io faccio la guida, in effetti, perché non avevo messo in conto di fare niente che avesse a che fare con l'arte, perché sugli anni dell'adolescenza io ho avuto un rifiuto notevole per quanto riguarda tutte le visite alle chiese, ai musei che mi imponeva fin da piccolissima. Camo ha dipinto due drappelloni del Palio. Uno vinto dalla Chiocciola. Il mio museo. Esatto, e l'altro vinto dal Montone. E niente, praticamente il loro apporto è stato fondamentale perché, vabbè, un po' l'insegnamento artistico appunto di babbo, un po' anche la mia mamma che mi ha spronato a non fare per forza ceramica, ma andare a fare lingue perché se veramente c'era un talento andava sfruttato. Quindi dopo il Monnagnese, che sembra a quel tempo era ancora, aveva quel retaggio della scuola femminile, la scuola buffa si chiamava, in Scuole realtà buffe, sì, è vero. era una scuola serissima, molto molto ben organizzata, con degli ottimi insegnanti veramente. E, beh, insomma, niente, sono uscita dal Monnagnese, ho fatto qualche anno negli alberghi, nelle reception. Poi uscì il concorso per guida turistica e mi presenta, feci domanda e dopo qualche anno, perché ci sono voluti degli anni, hanno fatto finalmente le selezioni, gli esami e ho preso la mia licenza di guida turistica autorizzata, Da abilitata tanti sulla tanti anni città. porti a giro Da 27 anni, quasi 28. delle mandrie, Delle per mandrie. dire, di turisti, perché Delle spesso sono mandrie. A volte erano più mandrie prima, e ora il gruppo si sta riducendo, sicuramente sia di quantità. sta migliorando anche Sì. la qualità, naturalmente. Sì, allora, poi Siena è una città che può selezionare. Ora, non voglio dire che sia facile rimuovere o eliminare il turismo di massa. Il turismo di massa comunque porta anch'esso della ricchezza che va comunque tenuta in considerazione e non può essere tenuto fuori, altrimenti Venezia avrebbe già trovato la soluzione. Insomma, se c'era la soluzione si trovava. Però può Siena, con il suo potenziale,
cioè selezionare alcune figure, alcuni interessi che possono essere particolarmente utili anche in periodi quelli cosiddetti di bassa stagione. Noi siamo molto stagionali, bisognerebbe riuscire a spalmare un po' il tutto durante anche l'inverno, e Siena lo può fare. Forse di cui si parla da decenni, ma non quasi irrisolvibile forse. Ti dico la verità, ci sarebbero i sistemi, basterebbe aver voglia. Basterebbe avere un po' di... Gli attori in campo sono tanti, sì, io sì. Mi ricordo, ne parlavamo di queste cose a metà anni 90, quando ero tra gli organi dirigenti di Confcommercio, e quindi il mondo legato al turismo è sempre stato estremamente difficile cercare di risolvere. Sì, senza dubbio non è facile. Annosa, ecco, dico, non è facile, è una questione ormai vecchia, ormai trattata da tante amministrazioni, da tanti soggetti appunto. Però io penso che proprio grazie anche a questa pandemia ci siamo dovuti rendere conto di avere un potenziale artistico notevole. Nascosto ai più soprattutto, ma anche a noi, perché ci sono delle zone della città che noi non, magari per lavoro e per ragioni private non ci andiamo spesso, ma che hanno dei segreti che potrebbero essere svelati, aperti un po' più spesso, magari qualche chiesa sempre chiusa, qualche collezione mai visibile. Eppure aprendo queste cose, trovando un po' di volontà, anche ci vogliono anche soldi, è ovvio, perché ci vuole la sorveglianza, certo. Ci vuole una serie di cose che ovviamente non può essere fatta senza dei fondi. Però noi come attori un po' più direttamente coinvolti con la gestione del turista, noi siamo disponibilissimi a darci veramente tanto da fare per poter smuovere questa cosa. E inventarsi nuove cose da proporre, non soltanto legate all'arte, a volte magari mettendoci la gastronomia, mettendoci anche lo sport, senza dubbio, va bene tutto, però l'importante è riuscire a dare l'idea che Siena può offrire tanto di quello che va. Questa non è una scommessa facile. Io ricordo che quando ero in Camera di Commercio andavamo a promuovere l'artigianato artistico a Milano, c'era anche la roba di tua mamma, mi pare di ricordarmi. Sì, ci sta. E sostenevo che dovevamo fare come il Trentino, che promuove il pacchetto. Tu andavi all'artigiano in fiera, sì, compravi l'oggetto in legno frutto dell'artigianato trentino, però davanti c'era lo stand della Melinda che ti vendeva le mele della Val di Non, e accanto c'era il chiosco che ti vendeva le vacanze per l'estate e le vacanze invernali. Quindi offrivi un pacchetto e davi ovviamente tanto, cosa che noi a Siena al momento non è mai riuscita nessuno. No, non c'è mai riuscita, è vero. Io spero che magari questo momento di grande emergenza, sicuramente farà rimettere in discussione tutta una serie di impostazioni. Credo di sì, se ci deve essere qualcosa di buono da tirarne fuori, speriamo che insomma ci si riesca, almeno questo. Senti, facciamo due risate con gli stupidari dei turisti. A me mi mancano tanti i miei turisti, in questo momento parlarne male, guarda, è un dolore. È un parlarne male in senso affettuoso, perché comunque vengono fuori le ingenuità più assurde, sennò qualcuno anche io, perché come sai mia moglie lavora all'ufficio turisti, lavorava perché pure è no, da mo. E quindi e ogni tanto mi raccontava delle perle che ci facevamo delle risate a cena. Delle gran belle domande. Cioè, vabbè, c'è chi ha cercato a Siena il Ponte Vecchio, c'è chi ha cercato a Siena la Torre Pendente, quindi ovviamente c'è una confusione, ovviamente non erano italiani. Si sta parlando di turismo straniero, però gli italiani hanno delle veramente lì in quell'articolo qualche italiano è annoverato, insomma, ecco, anche soltanto per dire, quando si legge in Pullman si sta andando verso la Val d'Arbia, la Val d'Orcia, c'è scritto via Cassia, e ti senti chiedere se ma allora Santa Rita era da qui. No, queste sono delle discrete perle, però penso che forse chi ha vinto è quella che, quando l'ufficio turistico era in Piazza del Duomo, nel Santa Maria della Scala, è entrata dentro e ha chiesto, e mia moglie è rimasta un po' perplessa, dice: scusi, dov'è Piazza del Duomo? Non lontano. Cioè, quindi presuppone anche una certa disattenzione. Allora, negli ultimi anni ho notato una cosa. Perché, insomma,
Sai che cos'è che è complice tanto di questa disattenzione? Il telefono. Cioè, noi seguiamo le indicazioni di Google per trovare una cosa, non ci guardiamo più intorno, non guardiamo più i cartelli, non guardiamo più cosa abbiamo davanti. Io mi sono trovata in via dei Pellegrini dietro a delle persone che avevano il telefono con il viva voce, che gli diceva fra 10 metri sei arrivato a destinazione, e continuavano a guardare il telefono, non alzando la testa, e davanti c'era il palazzo pubblico, e la Torre del Mangia, cioè loro dovevano andare in Piazza del Campo, e il telefono gli stava dicendo che fra 10 metri sarebbero arrivati a destinazione. Bastava alzare gli occhi e vedevi lo spazio, se non altro, aperto davanti, che era una piazza, era indubitabile, cioè voglio dire, non era nemmeno da chiedersi, ma guardavano il telefono. Quindi alla fine non ci si sposta, non si va più a visitare un posto guardandolo senza tanti orpelli. Noi guardiamo prima il telefono, le indicazioni, poi magari le istruzioni e poi magari le fotografie, e quelle secondo me a volte ci distraggono proprio dall'oggetto, non lo guardiamo più con gli occhi. Quella signora che chiese sempre all'ufficio turistico: scusate, ma quando è franata la Piazza del Campo? Questa ti mancava? Questa mi mancava, faccio un appendice. Perché vedete, scusi, ma la piazza? No, no, guardi, io ci sono stata e non era assolutamente così, era tutta in piano. Era tutta in piano, effettivamente. Quindi o la signora ha viaggiato nel tempo. Ma nemmeno, guarda, perché è stata pavimentata già scoscesa, già col delirio. No, ma magari, quindi, magari ancora prima. Proprio prima. Sì, non lo so, dico, sai, viaggi nel tempo, se guardi film. Sì, sì, è vero, si può andare dove, quando ci sei. Poi, quando sei lì, puoi andare indietro di quanto vuoi, quindi queste sono cose abbastanza che ci fanno sorridere, però ci danno anche un po' di... il polso anche della situazione. E invece qualche turista che fa qualche domanda seria c'è? Sì. C'è, come no. Anzi, negli ultimi anni devo dire ho notato, magari piccolissimi gruppi, però ho notato che c'è un interesse maggiore anche prima di partire a istruirsi sul posto. È più facile documentarsi oggi rispetto a 20 certamente. Anni fa. Che magari sì, internet non c'era nessuno, no, il materiale che trovavi era pochissimo. Oggi, certo. Anche se apri Wikipedia, nonostante qualche errore che ci trovi dentro, un'indicazione di massima sul luogo te la dà, un'infarinatura. Quindi mi stupisco quando arriva persone che fanno domande o cose assurde. Una delle cose che hanno cercato a Siena è la fonte dell'abbondanza, che sappiamo tutti. Che è a Massa Marittima e non è a Siena. E di che abbondanza, insomma. Esatto. Quindi, quella molto abbondante. È molto abbondante. E devo dire che finché si sbaglia fra Siena e Massa Marittima, denoto anche una certa conoscenza, se non altro, di centri minori, centri meno importanti, meno famosi. È ovvio che il giapponese che da lontano vide la Torre del Mangia era dritta e disse: ma non è questo il posto della Torre Pendente? No, quello è a un'ora e mezzo, un'ora e tre quarti da qui. Ah, ho sbagliato. Risalì in macchina, chiese all'autista di portarlo a Pisa. Cioè, Siena non la volle neanche avvicinare. Cioè, da San Domenico risalì in macchina e andò via. Quindi non c'era... Beh, avevano fatto il programma, però, giapponese. Ma non perché, per carità, è che è una cultura lontanissima. No, capisco, lontana dalla nostra. Anche se io vado in Giappone, probabilmente ho delle difficoltà a orientarmi, a capire su quali isole... attraversare la strada, perché penso è pericolosissimo. Però finché si tratta di culture tanto lontane, c'è una scusante. C'è una scusante anche presso gli americani, che magari chiedono perché non si trovano chiese in tempo etrusco. E allora bisogna fare un po' bisogna affrontarla cronologicamente. Ma perché? Perché studiano la storia a partire dal 700 a oggi. È ovvio che la confusione che si crea nella cronologia degli avvenimenti fra romani, etruschi, tra cristiani, cioè, è ovvio che si crea, no? Non mi sorprende più di tanto. È più sorprendente quando ti chiedono dove sia la tomba di Pinocchio, ecco, questo sì. Ecco, questo è abbastanza. La tomba di Pinocchio ci lasciò un po' interdetti. Ecco, una collega ha avuto questa bella esperienza e dovette anche spiegare che Pinocchio era una favola. Al che la signora si irritò rispondendo in maniera piuttosto aggressiva: sì, ho capito, però poi alla fine diventa un bambino vero.
e a quel punto ti arrendi. Chiami uno psicologo. No, ti arrendi, no, è tra pisolo e eolo, mammolo, non so. Cioè, a quel punto si diventa un problema. Metti, la ubichi in qualche maniera, ecco, la tomba di Pinocchio. Allora, ci sospendiamo un attimo, andiamo in pubblicità con la tomba di Pinocchio e poi dopo ci rivediamo con Samuele e poi di nuovo con la nostra ospite. Rientriamo in diretta. Allora, abbandoniamo per un momento Federica Olla e con le sue simpatiche storie, compresa quella della tomba di Pinocchio che i turisti non riuscivano a trovare. Abbiamo con noi Samuele Simoncini. Samuele, è un piacere innanzitutto vederti, salutarti, tanto che non ci vediamo di persona. Conosco Samuele da quando era un bambino, perché i suoi avevano una pizzeria in San Marco e adesso lui è fuori dalla città, perché vive a Torino, giusto? Ciao Luca, certo, sì, adesso vivo a Torino. Sento un fastidioso ritorno della mia voce, se potete abbassare leggermente. Penso sia il... adesso non ti sento. Ti dicevo, sì, vivo a Torino con il mio compagno da un annetto e noi ci conosciamo da molto prima dei tempi della pizzeria, da quando io passavo le giornate nella bottega dei tuoi genitori. Perché all'epoca ero un aspirante fotografo in erba. Esatto, eri un po' più che un bambino. Però c'è una cosa curiosa, un intreccio di questa mattina che mi hai rivelato, che tu non è che venivi soltanto nella bottega dei miei genitori, ma andavi anche nella bottega del babbo, della mia ospite di stamani, Federica Olla, che ti saluta. Esattamente. Esattamente, io passavo le giornate anche nella bottega di Pierluigi, che era lì al pozzo di San Marco, e fantasticavo, avevo pochi interessi da piccolo, la fotografia e la pittura, e in effetti è vero, passavo le mie giornate perché i miei, avendo il ristorante, mi lasciavano molto libero, non avevano molto tempo da dedicarmi, e io passavo le giornate appunto mi guardavo da solo, ecco. E ricordo delle bellissime giornate passate nello studio, nella bottega di Pierluigi, lì al pozzo di San Marco, e lo guardavo pitturare tutto il giorno, cose meravigliose. E penso che il mio rispetto per l'arte sia nato proprio in quel periodo. Ecco, penso che Pierluigi stasera avrà due motivi per vedere questa puntata, non soltanto uno. Senti Samuele, io direi di mandare un attimo il video e poi tu ci dici un attimo di cosa si tratta, d'accordo? Ok. Tutto ci è rapito.
giornata è già buia alla mattina. Hai ben ragione, meglio non pensare. Piega il capo e di turbar la schiena. Segui il mio esempio, bevi. Basta! Non parlo più. A domani, ragazzi. Stella senza tramonto. Io voglio la tua bocca, voglio le tue carezze. Dunque anche tu lo senti, folle il desiderio. Folle di te. Eccoci tornati in diretta. Beh, Samuele, complimenti e congratulazioni, io sono scontati ma non scontati alla fine, perché devo dire che sia io che Federica siamo rimasti molto sorpresi. Io non avevo visto questa cosa e adesso però ci devi spiegare di cosa si tratta, perché io rivelo la mia ignoranza in campo di lirica, quindi... Andato in scena al Teatro Filarmonico di Verona, si tratta del Tabarro di Giacomo Puccini, diretto dal maestro Daniel Oren, è andato in onda, insomma, in streaming, perché come sai i teatri in questo momento sono chiusi, quindi l'unico modo, l'unico canale per fruire dell'opera è attraverso la televisione e lo streaming. E questo purtroppo sì, anche se speriamo che con queste nuove ipotesi di riapertura anche teatri, cinema possano tornare a riaccogliere persone, non soltanto gli stadi giustamente o comunque gli impianti sportivi come stanno ipotizzando, spero che tutti in qualche modo riescano un po' a riprendere vita. Senti Samuele, il tuo rapporto... Sentivo che Franceschini, il ministro... Sì. Stava parlando questa mattina di concedere delle deroghe ai presidenti di regione per quanto riguarda i grandi spazi all'aperto. Io la prossima estate dovrò lavorare in arena, si spera, insomma, che si possa lavorare all'Arena di Verona, e metterò in scena due opere, l'Aida di Verdi e il Nabucco di Verdi. E spero vivamente che appunto ci possano concedere delle deroghe a portare in teatro, a portare in questi grandi spazi molto più di 1000 persone, perché insomma l'arena con solo 1000 persone sembra quasi vuota, quindi si spera veramente che tramite queste deroghe che verranno concesse si possano portare in teatro molte più persone, quante più persone possibili. Certo, senti Samuele, ma in città hai intenzione di fare qualcosa a Siena? Una domanda difficile questa, Ma guarda Luca, io come dico sempre, sono sempre molto disponibile per la mia Siena, che porto sempre nel cuore anche quando sono oltreoceano oppure vivo, appunto come in questo momento, vivo in un'altra regione.
Purtroppo quello che manca a Siena non è la materia prima, perché ci sono molte voci, ci sono tantissimi colleghi attualmente molto celebri nel mondo che vivono a Siena. Penso ad Andrea Borghini, Laura Polverelli, Patrizia Ciofi, sono tutti grandi nomi del panorama lirico internazionale. E quello che manca a Siena, ahimè, è forse la volontà di mettere in scena, di portare l'opera nel nostro teatro. E probabilmente questo dipende anche da un punto di vista economico, da qualche carenza, ecco, da qualche mancato investimento nei confronti della cultura. Capisco, comprendo, e è un problema purtroppo annoso quello degli investimenti nel settore della cultura, che viene sempre penalizzata, questo a 360 gradi, non soltanto per quanto riguarda la lirica, ma un po' per tutte le produzioni. Io spero che ci sia modo di vederti prima o poi qua in zona, perché insomma è la tua città, perlomeno tanti di noi non ti dimenticano, diciamo che le tue performance faranno sì che magari qualcheduno prenda la macchina e magari venga a Verona a ascoltarti, piuttosto che quando sarai in altre, guarda, in altre località vicine, anche più vicine magari. Io ho debuttato all'Arena di Verona. Ho debuttato all'Arena di Verona nel 2019 ad agosto con Aida e ho avuto il piacere di scoprire, perché è stata una cosa totalmente casuale, di avere in teatro, di avere in arena oltre 70 persone che avevano preso un pullman ed erano venute da Siena a vedere l'opera a Verona. E era un viaggio organizzato che non era assolutamente organizzato perché c'ero io, ma è stata una cosa casuale, però mi hanno fatto veramente sentire molto il calore della città, ecco, in quel magnifico debutto. Tra l'altro anche la direttrice artistica dell'Arena ha un piccolo legame con la città, perché è transitata da Siena, lo ricordiamo, è Cecilia Gasdia? Certo, Cecilia Gasdia ha vissuto per 5 anni, non proprio a Siena, lei viveva verso Jesi, verso Petriolo. So benissimo la storia, perché ero molto amico del suo compagno di allora, lei è stata anche ospite al mio matrimonio nell'83, quindi la conosco da tantissimo tempo, una persona, è stata a cena a casa mia, una persona squisita, Cecilia, che mi fa molto piacere. È stata lei che mi ha voluto fortemente in Arena, lei è la direttrice artistica sia dell'Arena che della Fondazione Arena, appunto anche del Teatro Filarmonico di Verona, e devo dire che insomma per me è stata una grande persona, ecco, ha investito molto su di me a livello artistico ed umano. Credo che tu lo meriti, non posso darti un giudizio troppo tecnico perché, come ho detto prima, sono un po' ignorante in campo di lirica, però ho apprezzato tantissimo la tua esibizione, continueremo a seguirti, ti ringrazio di aver preso parte a questa diretta sulla cultura che è a Siena, ma che come vediamo va anche un po' oltre, perché siamo arrivati a Torino a questo punto e abbiamo mescolato anche un po' l'Arena di Verona, questo ci fa molto piacere. Puoi fare un saluto a qualcuno prima di lasciarci e prima di dare lo spazio alla pubblicità? Ma saluto tutti i miei concittadini, io ho ancora casa a Siena perché mia madre vive lì e quindi torno molto frequentemente, e quindi un abbraccio a tutti i miei concittadini, a tutti i miei corregionali. E ovviamente quando vieni... Circa 30 anni che non ti vedo. Sì, è vero, è tantissimo, e quando vieni ovviamente ti aspetto, spero per un pranzo, non tanto per un caffè, perché magari facciamo un pranzo insieme e ci raccontiamo un po' di cose. Grazie, andiamo in pubblicità, grazie Samuele di essere stato qui con noi. Grazie, buona giornata, ciao. Eccoci di nuovo in diretta con Federica Olla, guida turistica, che ora però ci racconterà anche una cosa un po' particolare, perché da guida turistica Federica si trasforma poi in turista. Allora, stavamo parlando di aneddoti, di cose divertenti dei turisti, che quindi quella che cercava la tomba di Pinocchio, che era una delle cose più divertenti, così come quella che cercava la piazza del Campo prima del crollo.
prima, questo sfondamento. E quello che voleva che la Torre del Mangia fosse pendente, ma non, pendente, ma non lo era. C'è un altro aneddoto, poi dopo si cerca di capire perché ti sei trasformata improvvisamente in turista. Dunque, no, aneddoti ce ne sono veramente tantissimi. Uno tra quelli più divertenti, secondo me, è stato il momento in cui davanti alla testa di Santa Caterina in San Domenico, appena partiti, diciamo, un gruppo tedesco, io lo avevo diciamo quasi aggredito con delle storie particolarmente mistiche sulla santa. Quella mattina ero particolarmente invasata, diciamo, e raccontavo, insomma, di Santa Caterina in maniera, mi venivano anche le parole in tedesco per bene, ecco, mi piacevo. Mentre vanno ad avvicinarsi alla cappella per vedere la reliquia, una si avvicina a me e mi fa: senta, io ho una domanda. Io dissi: mamma mia, questa è una domanda difficile, perché lo vedo dagli occhi, lo vedo dall'espressione. Ma nella bruschetta l'aglio va prima o dopo l'olio? Ecco. Prima li dissi, mi veniva da piangere perché dissi: questa, ma come? È una perla. No, questa è stata l'esperienza più, cioè dopo questa domanda dissi: no, forse è meglio se mantengo un profilo un po' basso, più basso, ecco, anche sulla santa. Sì. Senti, poi a un certo punto ti sei trasformata da guida, ha detto: voglio provare l'ebbrezza di passare dall'altro lato. Allora, quindi un po' come dalla forza al lato scuro, insomma. Sì, in qualche al lato modo, scuro, no? Perché il mio essere turista questa volta è stato un turismo veramente diverso. Io viaggio tanto, viaggio appena posso, al momento in cui finisce la stagione comincio a organizzarmi con i viaggi all'estero, anche lontani, anche complessi, anche pericolosi a volte, parto da sola, va bene. Però questa volta ho avuto bisogno di rimanere in loco, sarà che era il 2020, quindi tanto tanto lontano non potevo andare. Un po' difficile uscire. E ho colto l'occasione della mancanza di lavoro e della possibilità appunto di camminare, di rimanere all'aria aperta, facendomi un viaggetto di 11-12 giorni da Siena fino a Roma, a piedi. Ecco, Federica ha fatto la Francigena. Ora, chi mi conosce sa che per me la Francigena è un tema caro, diciamo che conosco e in cui sono coinvolto in tantissimi modi. Quindi te sei partita da Siena con uno zaino, però hai sbagliato con la cosa. Con uno zaino ho sbagliato il peso, ho sbagliato tutto. Poi in montagna lo zaino non ci si deve mettere niente, no, dentro. No, invece no. Te ci avevi messo dentro anche partita, il vestito da sera. Praticamente, sì. Ora no, proprio il vestito da sera no, ma insomma avevo messo delle cose di cui potevo fare a meno. E ho dovuto alleggerirlo durante il viaggio e mi sono dovuta arrendere su certi fronti, però comunque. Perché con quello zaino, quando eri sotto Radicofani, hai avuto le visioni. Ho avuto le visioni, ho visto la Madonna, è stata un'esperienza notevolmente toccante. Ecco, trasformata da guida e quindi da operatore del turismo a fruitore dei servizi, qual è stato cos'è mancato? Perché sappiamo tutti. Allora, Siena per noi è come la mamma, quindi ne parliamo male solo noi, no? Nessuno deve parlare male. Però noi bisogna. Ho dovuto rendermi conto che non siamo accoglienti. Ho dovuto rendermi conto che condivido purtroppo il pellegrino che viaggia. Allora, sono ormai 7-8 anni che la Francigena ha ripreso una certa fama, una certa celebrità, viene percorsa da tanti pellegrini, soprattutto da maggio a settembre-ottobre. E transitano da San Bernardo, fanno il passaggio del Piemonte, magari arrivano in Toscana e poi vanno verso Roma, appunto, attraversano il Lazio. Io devo chiarirmi come mai nel Lazio sono tutti sorridenti, accoglienti, ti lasciano sempre anche fuori dai locali dove il pellegrino normalmente passa, ci sono o degli oggetti che puoi prendere oppure dei cartelli, buon cammino, cioè ci sono delle comunicazioni di benvenuto. Cioè si sviluppa un'empatia in qualche modo il pellegrino, cosa che in Toscana non c'è. In Toscana no, siamo, non lo so che cosa c'è, ma è come, forse il pellegrino senz'altro non porta tantissima ricchezza perché non compra, perché non consuma, perché tutt'al più dorme, mangia, cerca di spendere sempre il meno possibile, lo vedo, l'ho visto anche durante il viaggio. Credo sia normale perché uno deve affrontare un viaggio con mezzi. No, ma poi io ho visto anche tanti ragazzi giovani che lo fanno e uno che mi ha parlato durante questo tragitto mi ha detto:
sto spendendo troppo, devo fare due tappe in una per dormire il meno possibile fuori casa. Cioè, due tappe in una sono tra 45 e 50 km. Tappe in una della Francigena sono infattibili, o già, quasi. Cioè, bisogna essere, sì, per me sono infattibili, però bisogna essere molto, molto allenati. Sì, abbiamo una certa noi. Sì, noi, okay. Una aveva 28, 29, non lo so. E comunque il pellegrino non porta tanta ricchezza, però è un viaggio diverso, è una capacità molto più approfondita di lasciare qualcosa di umano, una propria esperienza, scambiarsi le idee, scambiarsi le opinioni, quindi è comunque ricchezza. E io ho notato che in Toscana, partendo soprattutto da Siena, che sono partita da casa, sono uscita da casa, sono andata al Duomo, sono scesa in piazza e ho cominciato la Francigena da Pantaneto, fuori Porta Romana, strada di Certosa e via. E fin da subito mi sono dovuta rendere conto che il pellegrino, zaino, sudore, occhi stralunati, schiena piegata, però non fa simpatia a nessuno, ecco, perlomeno. Ma io quando li vedo fuori casa mia a Monteriggioni, chiedo se hanno bisogno di qualcosa. Sì, lo so, ma però forse la mia è una sensibilità diversa, dovuta all'amore che ho per la Francigena, naturalmente. Io poi ho trovato pochissima gente, ho avuto questa prerogativa, cioè soprattutto nei primi giorni che il tempo non era eccessivamente buono, ho trovato veramente rarissime persone. Ci sono state delle giornate in cui per ore e ore e ore ho camminato senza vedere un'anima viva. Quindi nel gioco dei numeri, diciamo, in una quantità così bassa, è possibile che magari non abbia trovato tutti quelli che invece mi avrebbero comprato la mela o il grappolo d'uva per farmi rifocillare, no? Cosa che invece so che tante altre persone fanno. Appunto, certo. Avete bisogno di qualcosa, qualcuno lascia il cestino di frutta da qualche parte che sa che passano i pellegrini. Cioè, ci sono questi atti di gentilezza, di accoglienza. Magari il mio era un periodo fuori stagione, perché era già dal 15 ottobre in poi, quindi siamo già nella fase calante, per questo anche non ho trovato grandissime folle. E poi magari c'è stato anche, insomma, il periodo della pandemia, e poi c'era la pandemia di mezzo, certo. Cioè, stava ripartendo un po' anche era il sondaggio, la settimana prima che richiudessero tutto. Cioè, io sono tornata a casa la domenica, c'è stata questa difficoltà, insomma, e il lunedì hanno chiuso i ristoranti, c'è stata anche questa concomitanza, però mi rendo conto che forse in Toscana qualcosa dobbiamo migliorare un pochino, dobbiamo aggiustarci forse più, non tanto per l'offerta qualitativa, ma forse per l'empatia. Sì, esatto. No, ma infatti no, non è l'offerta qualitativa. Poi, e devo dire, non è che io non abbia trovato gente sorridente, per carità, però ho visto una minore capacità di conversazione e di scambio in Toscana rispetto a quello che invece ho trovato nel Lazio. Nel Lazio sono un po' più alla mano, ti cercano. Questo... Senti... Nel tuo librettino di memoria, e poi vedrà la luce in qualche modo, ci sono delle cose molto divertenti, ma c'era un posto e te lo stavano spostando? Perché pensavi che ci fosse 8 chilometri, poi c'era sempre 8, poi c'era sempre 8. Cioè, in fondo... Che succede? Problemi con la segnaletica, ci sono, insomma, fatti capire. La segnaletica, io so anche chi l'ha fatta, prima o poi glielo dirò, però la segnaletica è fuorviante, perché arrivi a un certo punto, c'è scritto radiofani 8 chilometri, e la mente si setta su quegli 8 chilometri. Su 8 chilometri. Cammini, fai 10 minuti di cammino, che più o meno è un chilometro, un quarto d'ora al massimo, trovi un altro cartello 8 chilometri. Vabbè, ok, forse non erano 10 minuti, forse era di più, forse era di meno, non lo so, forse ho sbagliato. Fai un altro quarto d'ora e trovi un altro cartello 8 chilometri. A quel punto devono essere 6, 5 e mezzo, 6. No, sono ancora 8. Perché è disperante. Cioè, con lo zaino, ancora 12 kg addosso, ripeto, 12 kg sono tantissimi. Proprio, ecco, questo è un consiglio che dobbiamo dare a tutti quelli che vogliono fare la Francigena, ma non solo la Francigena. Ora sta aprendo il percorso della Lauretana, uscirà una guida sulla Lauretana da Siena a Cortona, che è un percorso molto bello che vi invito a fare, poi magari di quello ne parleremo in un'altra occasione, in un'altra puntata.
Attenzione allo zaino, davvero, sempre. Perché sì, lo zaino, infatti... per queste strade è cultura, ma il libro dietro non ce lo mettete perché pesa. No, no, infatti. Io, infatti, dopo queste paginette di memoria riguardo a questa esperienza, sto stilando una lista di cose da fare e da non fare. Ecco, dopo la mia di esperienze, spero di poter risolvere qualche problema, anche minimo, a qualcun altro. Insomma. No, beh, è importante questo, ma lo zaino, io faccio un po' di montagna, quindi è una delle cose, e anche io faccio come te, metto dentro anche le scarpe di vernice. No, ora avevo le scarpe, però avevo messo delle cose francamente rinunciabili, ecco, sì, e quindi l'ho dovuta mollare durante il viaggio. Senti, dici quando sei arrivata a Roma, che è successo? Siamo da Pantaneto, siamo arrivati, si è fatto un salto, Pantaneto, Radiofani Roma. Radiofani Roma, Roma è controversa, perché quando arrivi a Roma è confusionaria, dopo giorni e giorni di silenzio, di pace, di verde, di tranquillità. Esatto, quello che ti dà a livello interiore. Ti tuffi nel traffico, sei nelle strade asfaltate, ci sono marciapiedi, passaggi pedonali, semafori, strombazzamenti, e ho avuto fortuna di arrivarci a una domenica all'ora di pranzo, quindi il momento migliore per attraversare certe zone di Roma, perché eravamo tutti a mangiare e la domenica poi insomma si sta più a casa. Quindi è stato un po' traumatico arrivare a Roma in quelle condizioni, con la voglia di arrivare, con la voglia di scendere giù da Monte Mario verso il Vaticano, perché lo scopo era quello, perché c'era San Pietro che mi aspettava, e quindi lì per lì un po' di ansia, un po' di foga. Poi arrivi a un certo momento, svolti un angolo e vedi il cupolone, e quello è il momento, rimani cioè, è commozione, è felicità, tanta, lo stomaco ti si riempie di adrenalina, cioè in quel momento lì è doloroso, perché la felicità può essere dolorosa, nel senso di fisicamente dolorosa, e ti senti completo, non sei ancora arrivato, ma il simbolo dei tuoi sogni, di tutti i passi che hai mosso fino a quel momento è finalmente davanti a te, l'hai raggiunto, ed è un compimento straordinariamente bello. Cioè è stata un'esperienza, dal punto di vista emotivo, sconvolgente, non me l'aspettavo. Ecco, facciamo un riassunto, se qualcuno avesse voglia, quando ora tra poco riapriranno, si spera un po'. Perché camminare a piedi sarà sicuramente una delle cose più sicure da fare, sì, perché saremo tutti molto distanziati in quel caso. Quanti giorni ci vogliono da Siena a Roma? Allora sarebbero 12 tappe. Quindi sono 12 tappe, dovete prendere 14 giorni di ferie, sì, tra prepararsi e un po' di preparazione fisica per fare di 20, mettiamo una media di 22, 25, 23 chilometri, 25, qualche tappa 28, qualcuna 32, però quelle di 32 sono più facili. No, lunghe, ma non c'è. No, quella di 32 è terribile, cioè sappiatelo, quella di 32 è terribile, non fa aspettare non niente più. Di meno, è terribile e basta, non dico altro, però ci sono anche di 17, 18, ce ne sono. Poi io arrivavo nei posti, mica stavo ferma, io andavo nel posto dove avrei dormito, e potevo essere un ostello, lasciavo lo zaino, facevo la doccia, mi cambiavo e poi continuavo a fare la visita, fai sutri, non la visiti? No, certo. Anche Vetralla nel suo piccolo ha un significato. E lo stesso, cioè, Acqua Pendente, Bellina da morire, Radiofani stessa, Radiofani però l'ho lasciata stare, cioè, ho detto ci ritorno con calma. Calma la macchina. Ci ho rifatto una tappa successiva, ma con la macchina. Bene, quindi con questo invito noi ci avviamo alla conclusione, perché il nostro tempo, mi segnalano dalla regia, che è scaduto. Io ringrazio Federica per essere stata qui con noi, voi. Averci raccontato, è stata una testimone molto preziosa, perché ci ha mostrato il lato scuro della forza e il lato della forza, perché la guida turistica, e poi la guida turistica si trasforma in turista, quindi un aspetto della cultura visto da ambedue i lati, penso che anche questo aiuti lei a comprendere anche un po' meglio i turisti e come ci si può porre per cercare di fare cultura nella nostra città.
Io ti ringrazio a nome mio, di Canale 3, di tutti i nostri ascoltatori. Io ringrazio voi, ringrazio gli ascoltatori per averci seguito. E a voi ovviamente un arrivederci alla settimana prossima, sempre giovedì alla stessa ora. Grazie a tutti.